Benissimo, buona serata allora al pubblico presente in sala e un saluto anche a chi ci segue attraverso le telecamere di Imperia TV. Benvenuti a questa parte pomeridiana di un convegno dedicato alle prospettive della legalità, la legalità tra esigenze di sviluppo economico e modelli organizzativi efficienti. Un'iniziativa della Go Imperia SRL, la società comunale che attualmente, fra le altre cose, si trova a gestire anche il porto turistico imperiese, un porto turistico che sappiamo essere stato, di essere tuttora travagliato da diverse vicende. C'è una vicenda giudiziaria penale che riguarda il processo di Torino, per il quale ora c'è l'appello, e sulla quale, voglio dire, mi pare ovvio sia giusto attendere gli sviluppi della giustizia, non si può certo farne argomento di dibattito. Ci sono invece altre vicende che riguardano più la giustizia amministrativa, in particolare ricorsi al TAR e poi anche alla Cassazione, e che sono legati strettamente al futuro del bacino imperiese, e su questi probabilmente un approfondimento si può e si deve fare. E allora cerchiamo di sviluppare questi temi con gli ospiti che sono qui seduti con me al tavolo dei relatori, a cominciare dal sindaco di Imperia Carlo Capacci, buonasera e benvenuto, e ancora Vincenzo Costantini, amministratore unico della Go Imperia SRL, buonasera generale Costantini, e poi abbiamo la presenza illustre di un magistrato e direttore anche della rivista giuridica Nuova Itinera, Stefano Amore, buonasera e grazie per essere con noi. Un magistrato quindi impegnato ovviamente nell'attività in aula, ma anche in un'attività secondo me ugualmente molto molto importante, qual è la divulgazione della cultura della legalità. E ancora Enrico Panero, avvocato legale di Go Imperia SRL. Grazie avvocato, buonasera. E allora a questo punto diamo il via ringraziando naturalmente anche il pubblico che è qui presente, a cominciare dalle autorità, la dottoressa Geremia, capo della Procura Imperiese, il comandante della Capitaneria di Porto, il comandante Ruffini, quindi anche autorità legate diciamo, al discorso porto, al discorso del bacino portuale. Ci sono, vedo con piacere anche il dottor Agirò che è stato amministratore e amministratore unico della Porto di Imperia Spa, soggetto coinvolto insieme a legali che si sono occupati di questo e assessori comunali. Grazie a tutti per essere con noi e cominciamo dal sindaco di Imperia per cercare di capire in parole anche povere e semplici qual è la situazione di questo porto decollato, doveva essere nelle parole il più bel porto del Mediterraneo, essere l'occasione di sviluppo di questa città di Imperia, è, credo, ahimè, un'occasione di preoccupazione ora come ora. Sì, diciamo che non ripercorrerei tutto l'iter giudiziario della vicenda Porto perché altrimenti sarebbe complesso. Diciamo che questa amministrazione si è trovata a un certo punto di fronte al fallimento della società Porto di Imperia Spa e ha agito prontamente per cercare di conservare il bacino, quantomeno nella parte, diciamo, funzionante e costruita, che comunque ha un minimo di avviamento commerciale con imbarcazioni presenti, con contratti sottoscritti, attraverso la propria società partecipata Go Imperia SRL. Sono stati fatti dei passaggi propedeutici in Consiglio Comunale, quali ad esempio elevare a servizio pubblico locale la gestione portuale, dopodiché è stato fatto un affidamento diretto in-house alla società per una concessione demaniale temporanea di 4 anni. 4 anni che l'amministrazione ha reputato il tempo necessario per dirimere tutte le vicende legali che in questo momento sono note a tutti e ripeto, non so se è il caso di riassumere, comunque direi anche no, perché credo che siano abbastanza Sì, più che conosciute. altro forse è giusto fare un focus su un paio di passaggi, cioè il fatto che c'è una concessione demaniale che il Comune ha avviato un procedimento di decadenza a carico della Porto di Imperia Spa, del quale peraltro anche lo stesso Comune è socio, è un affidamento alla Go Imperia SRL, questo provvedimento è stato impugnato al TAR, dovremo andare a vedere che cosa succederà il 18 di giugno.
E poi c'è anche la parte relativa al fallimento della Porto Spa, che è stato decretato dal Tribunale di Imperia, annullato dalla Corte di Appello, e anche qui c'è un ulteriore ricorso, in questo caso in Cassazione, contro l'annullamento. Sì, Questo però per fare un po' il focus. certo, però tutti questi eventi che succederanno a fronte di questi giudizi non dipendono ovviamente dall'amministrazione comunale, che in questo momento sta cercando di mantenere aperto il bacino per evitare la chiusura, perché se il Comune di Imperia non avesse fatto quello che ha fatto, oggi il porto, bisogna dirlo chiaro e tondo e forte, sarebbe chiuso. Invece è aperto e sta funzionando in maniera direi buona, perché i report economici che riceviamo dalla società dicono che comunque la situazione, nonostante tutte le problematiche, ha una stabilità economica, e quindi io ritengo che l'amministrazione abbia agito in maniera corretta, ripeto, in attesa di capire quale sarà il destino finale, perché bisogna vedere appunto se il provvedimento di decadenza che è stato impugnato al TAR è stato fatto su basi giuridiche, però poi deve giudicare un tribunale e poi quello che dirà il tribunale sarà accettato ovviamente dall'amministrazione comunale, esattamente come il ricorso contro il fallimento che spetta alla Cassazione, anche lì vedremo quello che uscirà da lì. Chiaro che il porto di Porto Maurizio è sicuramente uno, se non l'unico motore di sviluppo del territorio della nostra città. È un peccato che ci sia stato questo stop di questi anni. Chiaramente io ora non intendo colpevolizzare nessuno, però quello che dico è che abbiamo trovato una situazione e abbiamo cercato di gestirla al meglio. Indubbiamente il punto di vista amministrativo è giusto quello di cui si occupa il sindaco, e sempre dal punto di vista amministrativo gestionale a Vincenzo Costantini, che è appunto amministratore unico di Go Imperia, vorrei chiedere per far capire a tutti che cosa rappresenta Go Imperia SRL, questa società che è al 100% in mano al comune, e in forza di cosa in questo momento state gestendo il porto. C'è un contratto di affitto di azienda, mi pare che si possa definire così, generale. Sì, è un contratto d'affitto d'azienda, per cui la Go Imperia gestisce la Porto di Imperia SPA con una durata prolungata fino al 31 dicembre di quest'anno, del 2015. Nel frattempo io posso dire, sono contento di non dovermi occupare di questioni giuridiche, perché è già abbastanza complesso tutto il resto. Il porto sta funzionando con grande capacità di partecipazione da parte di tutto il personale che lavora sul porto. È personale che io ho trovato essere qui in questo settore da 30 anni, quindi conosce bene, molto bene, tutte le dinamiche e le procedure e le storie che sono state nel porto e fuori dal porto. All'inizio devo dire che c'è stato un po' di straniamento, e che incontravo delle difficoltà nel poterli portare a lavorare per questo obiettivo comune, comune intendo proprio del comune, della città. Poi invece hanno compreso, stanno tutti lavorando molto bene, stanno tutti lavorando molto bene, e praticamente, come ha già detto il sindaco, attualmente le nostre risorse sono in positivo, pur pagando tutto quello che c'è da pagare, perché ho trovato una situazione in cui c'erano conti non pagati, manutenzioni non fatte da anni, e le manutenzioni costano. E le manutenzioni non fatte poi provocano il risentimento di chi è sul porto, e magari con un posto barca, e non ha l'acqua sempre, non ha l'energia elettrica sempre, non ha i servizi che poi giustamente richiedono. Sono difficoltà di carattere materiale che però siamo riusciti a contenere e a governare.
almeno fino a questo momento. Ecco, siete riusciti anche a avviare una trattativa con i titolari di posti barca, sono arrivati anche alcuni qui in sala. Sì. C'è una soluzione da questo punto di vista, quindi c'è, il rapporto si è ricostruito? Ma il rapporto si è ricostruito. Io penso che ci sia, bisogna uscire fuori da un equivoco di fondo. Se si può discutere e si vuole discutere di cose di cui uno, in cui uno possa in qualche modo intervenire, va bene. Ma se il proprietario di un posto barca X mi chiede una rassicurazione su quella che sarà la concessione futura, io onestamente gli devo dire non posso, non è mia competenza. Se mi chiede di abbassare il costo del canone annuale per la fornitura di servizi, io non posso farlo, perché la Goimperia è una società soggetta a controllo analogo e non può fare delle tariffe inferiori alla copertura del costo dei servizi. Certo. E peraltro le tariffe che sono state elaborate comparando anche i porti vicini a noi. Noi la settimana prossima ci incontreremo con i nostri colleghi gestori dei porti da Genova fino a Saint-Tropez e ci scambiamo queste informazioni e vediamo dai loro tariffari che l'accusa principale che viene lanciata nei confronti di Goimperia, che le tariffe sono alte, queste tariffe non sono alte, sono assolutamente sostenibili. Sono passate corrette anche attraverso il comune di Imperia. Assolutamente, certo. Grazie. Generale, per così l'avvocato Enrico Panero, legale di Goimperia. Per entrare invece in quei temi che abbiamo sfiorato prima, quando si parlava ad esempio del TAR e della Cassazione, ecco, se il TAR dovesse accogliere questo ricorso contro la decadenza della concessione, a questo punto la decadenza verrebbe di fatto annullata. È vero che ci può essere un ricorso ulteriore al Consiglio di Stato, ma che cosa accadrebbe? In quel momento cosa succederebbe? Porto Spa riavrebbe la concessione. Sì, laddove il TAR si pronunciasse sulla riviviscenza del titolo concessorio, ecco che bisognerebbe chiedersi chi gestisce quella concessione. E pare che fino a quando il pronunciamento della Cassazione non dica che cosa ne sarà delle sorti della Porto Imperia Spa, oggi in fallimento, non si potrebbe capire bene chi è legittimato a gestire il porto. Quindi ci sarebbe anche un atteggiamento prudenziale da parte dell'autorità portuale per capire chi potrebbe garantire quelle condizioni di sicurezza del bacino portuale al fine di permettere la piena fruibilità agli utenti del posto barca di godere del bacino portuale di Porto Maurizio. Quindi ci sono ancora dei nodi da sciogliere successivamente, voglio dire, alla pronuncia eventuale del TAR, mi pare di capire. Ma lo scenario della giurisprudenza che interessa il porto di Imperia è meraviglioso. Da operatore del diritto ci sono delle vicende interessantissime sotto il profilo penale, civile, amministrativo, fallimentare, eccetera. Oggi però mi piacerebbe capire, perché sono molto limitato in questo, no? Sono un avvocato di montagna abituato a fare un passo e due di assestamento, ma capire l'attuale. Lei prima faceva riferimento alle trattative con i proprietari posti barca, con gli utenti che hanno creduto e investito in Imperia e hanno investito nel porto di Imperia. Oggi è a me abbastanza chiara, ma è indubbio che i punti di vista poi si diversifichino a seconda di chi parla. Oggi è chiara l'esistenza di una concessione demaniale marittima in pancia alla Goimperia ed è quel titolo concessorio che legittima l'utente fruitore già proprietario di posto barca a rimanere sullo specchio acqueo. La Goimperia è il soggetto legittimato alla gestione temporanea del bacino portuale. Quindi le trattative che ci sono state con l'API che vedo e saluto, così come con altri utenti del porto, molti dei quali hanno capito la bontà e l'unicità di una possibilità di una gestione del bacino in capo al lago, è quella di vedere sottoscritti i contratti di ormeggio che consenta loro di avere un titolo e quindi di essere anche fuori dall'imbarazzo di occupare abusivamente, impedendo l'uso pubblico di un'area demaniale, e di vedere richiesti solo gli oneri di gestione per la loro permanenza all'interno del porto. Ecco, parlando in termini allora di
questione di ricorso invece alla Cassazione. E se la Porto Spa, la Cassazione dovesse stabilire che non è più fallita, anche lì si innesca un altro meccanismo. Non vorrei entrare troppo nel merito di considerazioni prognostiche futuribili, perché non sono un indovino e quindi aspetterei il pronunciamento della Cassazione per poi eventualmente fare un ragionamento. Questo però anche per dire che ci sono tanti passaggi in sospeso, voglio dire, tanti punti di domanda. Ecco. Sì, non di meno bisognerebbe chiedersi se lo stato di insolvenza della Porto Imperia Spa, che pare essere di 10 milioni di euro, suffragato da un pronunciamento di giustizia, ma un po' riaperto nelle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate con questi 140 milioni di euro, che sarebbe bene capire se sono da considerarsi come stato passivo o se invece sono al di fuori. Mi pare siano ammessi nel passivo con riserva. Con riserva. C'è ancora, anche qui è un passaggio sospeso. Certo. Anche questo. Ma guardi, molto onestamente, questo è un ragionamento che faccio da cittadino e poco da avvocato, dove la Porto Imperia Spa, lo stato di insolvenza suffragato dal pronunciamento di giustizia, cioè i 10 milioni di euro, venissero tirati fuori, ecco che la società tornerebbe in bonis, non ci sarebbe più alcun credito da parte di nessuno e nessuna escussione richiesta da parte di chi oggi invece vanta qualche cosa nei confronti della Porto Imperia Spa, e soprattutto questi sono i piccoli fornitori, chi ha lavorato nel porto e che si è trovato nelle difficoltà di dover vedere oggi una società fallita. Ecco, prima di arrivare a Stefano Amore, al quale chiedo ancora un attimo di pazienza, visto che sono arrivati anche dei titolari di posti barca, mi sembra che sia importante, Sindaco, focalizzarsi anche un attimo su coloro che hanno messo i soldi nel porto di Imperia, perché ci hanno investito, ci hanno creduto. Se domani dovesse cambiare, non ci dovesse essere più la Go Imperia, vediamo che ci sono appunto, come ho detto prima, tanti punti di domanda, tanti interrogativi aperti. Questi signori che garanzie hanno? Se oggi pagano un canone, poi che fanno? Lo devono ripagare un'altra volta? Oppure a seconda di chi cambia la direzione del porto? Come funziona questo discorso? Vogliamo dare anche qualche certezza laddove possibile per queste persone? Ma qua la certezza è certa, nel senso che la Go Imperia ha affittato un ramo d'azienda dalla società Porto Imperia Spa in fallimento. Ha un titolo per gestire il porto. Viene richiesto un pagamento. Se tutto ritornasse come prima, evidentemente quello che loro hanno pagato non dovrà assolutamente essere ripagato. Al limite ci sarà un conguaglio tra le due società, come esattamente come è avvenuto in sede di affitto di ramo d'azienda, dove la Go Imperia ha ricevuto parte degli incassi che aveva già fatto la Porto di Imperia per il 2014, nel periodo temporale che decorre dal giorno dell'affitto d'azienda, che era a luglio 2014 fino al 31 dicembre. E quindi nel caso in cui si tornasse indietro succederebbe la stessa cosa al contrario, quindi non è che si paga due volte, si paga una volta sola. E quindi questa è già una certezza, direi, importante. Avvocato Panero forse voleva evidenziare qualche ma sì, cosa. Poi spero il dottor Amore mi dia suffragio in quello che dico, ma mi pare che anche il codice civile parli chiaro, laddove il creditore paga al debitore apparente, laddove la Go Imperia dovesse intendersi come debitore apparente, questi non deve poi ripetere il pagamento, non deve nuovamente pagare a qualcun altro, quindi c'è un ulteriore strumento di tutela. Ecco, strumento di tutela da questo punto di vista, dall'altro punto di vista comunque obbligo di pagarli questi canoni. Ma direi di sì, nella misura in cui si danno dei servizi, molti di questi sono stati contestati durante gli anni, oggi c'è ancora una contestazione in corso legata al ripristino di situazioni di emergenza, abbiamo avuto nella gestione da luglio a oggi delle importanti perdite sulle condotte idriche, ci sono delle situazioni che si stanno mettendo a posto, però è indubbio che quegli oneri essenziali che sono l'occupazione dello specchio acquero, l'ormeggio, la video sorveglianza che tra l'altro è stata riattivata completamente, quindi c'è anche una condizione di sicurezza maggiore all'interno del porto, queste sono degli oneri di gestione che devono essere pagati, perché altrimenti è un po' come abitare in un palazzo, in un condominio, non pagare le spese condominiali e voler poi anche accampare dei diritti. Grazie, avvocato Panino. Ecco, vengo adesso a Stefano Amore, perché al dottor Amore vorrei così sollecitare qualche considerazione anche in modo tra virgolette un po' provocatorio, nel senso che abbiamo parlato di legalità e sviluppo, e lo sviluppo è normalmente legato, lo sviluppo economico delle imprese, delle aziende, anche alla celerità nelle decisioni,
Invece purtroppo il percorso della giustizia e della magistratura è spesso costellato, come vediamo nel caso del porto, di ricorsi, controricorsi e tempi che si vanno inevitabilmente ad allungare. Ad esempio, mi verrebbe da chiedere se, pur non avendo la sfera di cristallo, con la sua esperienza ci potrebbe dire quali potrebbero essere, ad esempio, i tempi di pronuncia di una corte di Cassazione, che si deve pronunciare, ad esempio, sul fallimento della Porto Spa. Cioè, c'è questo problema, dottor Amore, di comunque tempi molto spesso incerti, o no? C'è un problema sicuramente legato al fatto che noi abbiamo una situazione in Corte di Cassazione, alludevo prima quando ho chiesto di parlarne al collega Corasaniti, molto particolare in questo periodo, cioè noi abbiamo avuto qualche anno fa, proprio per cercare di riuscire a gestire velocemente la mole sempre maggiore di ricorsi che si abbatteva sulla Cassazione, la creazione di una sezione stralcio. Una novità assoluta, cioè una sezione che in qualche modo analizzasse i ricorsi e stralciasse tutti quelli, e sono tanti, inammissibili. È stata istituita questa sezione stralcio che lavora un numero enorme di procedimenti cercando appunto di eliminare subito quelli che per vari motivi, ad esempio quello più semplice perché proposti fuori termine, non sono esaminabili neppure nel merito. Allora, nonostante la creazione di una sezione apposita in questo senso, noi abbiamo assistito negli ultimi anni ad una mole di lavoro sempre maggiore che si è abbattuta sui colleghi della Cassazione. Quindi questo è il problema. Il problema non è che la Cassazione è lenta. La Cassazione deve far fronte in questo momento storico a un numero inusitato di ricorsi. Servirebbe probabilmente un aumento d'organico, cioè se io le devo dire cosa farebbe lei se potesse intervenire, immaginerei un aumento d'organico sensibile per la Corte di Cassazione, ma noi siamo di 1000 unità sotto l'organico, cioè i magistrati italiani in servizio sono di 1000 unità sotto l'organico. Dovrebbero essere 9.400, sono 8.400, non solo, a fine anno vanno in pensione oltre 400 colleghi perché sono stati in maniera non programmata, un po' inopinata, ridotti i termini di pensionamento. Noi fino a 2 anni fa andavamo in pensione a 75 anni, il governo ha deciso che andiamo in pensione a 70 anni e ha previsto che al dicembre del 2015 tutti gli ultrasettantenni, capi degli uffici, andassero comunque in pensione, pur potendosi trattenere per la gestione saggiamente ancora per un anno e mezzo. E allora evidentemente a queste condizioni, se io sposto da una parte devo levare da un'altra. Quindi noi siamo in condizioni di grande difficoltà, perché purtroppo ci mancano 1000 unità, 1000 magistrati. Allora certo. Se... dovrebbe essere in qualche modo il governo a rendersi conto che la situazione della giustizia in Italia è tale da imporre non il reclutamento straordinario, ma da imporre nei prossimi anni non un concorso l'anno, ma 2 concorsi l'anno. Il problema è che mancano, sembrerebbe, le risorse finanziarie. Cioè, per nostra fortuna la magistratura non ha subito uno top nel turnover, nel senso che noi siamo riusciti, anche se siamo un pochino sotto, ogni anno a sostituire i colleghi che vanno in pensione. Ogni anno si fa regolarmente il concorso in magistratura e vengono reclutati 300-350 colleghi, ma purtroppo negli anni si sono accumulati una serie di vuoti che non sono stati riempiti. Quindi la nostra situazione rispetto a quella di altri ambiti dove il turnover è bloccato da decine di anni è di molto migliore, ma le esigenze della giustizia evidentemente sono diverse e più urgenti rispetto a quelle di altri ambiti, quindi servirebbero questi, servirebbero più giudici, servirebbe un aumento all'organico della Cassazione. Quando deciderà la Corte di Cassazione? Beh, là si può soltanto monitorare, c'è una segreteria e diciamo nel momento in cui la pratica viene assegnata ad una sezione e poi la sezione la assegna ad una data, uno ha già una precisione chiara dei tempi. E questo è un problema che evidentemente, pur essendo magistrato, non sono assolutamente in grado di dire nulla.
Però mi pare di capire dal suo discorso, mi dica se sbaglio, che c'è anche forse un po' un abuso dell'uso della Cassazione, no? A mio parere sì. Cioè troppi ricorsi, adesso non parlo dello specifico che ci riguarda, ma in generale. Io faccio una riflessione innanzitutto. In Italia, in alcuni ambiti, soprattutto nel penale, il ricorso lo si fa per i più svariati motivi, tutti assolutamente legittimi. Ad esempio per permettere alla prescrizione di maturare. Cioè spesso si impugna una sentenza di primo grado, ma anche una sentenza di appello, che non ha difetti di sorta, semplicemente per poter avere un termine maggiore, perché si è fatto il conto e si è visto che in quei 60 giorni, in quei 120, matura il termine di prescrizione. Allora evidentemente se noi avessimo delle regole sulla prescrizione che impediscono l'utilizzo distorto dell'impugnativa, cioè l'impugnativa, voglio dire, la prescrizione per esempio ha un termine di fase, quello che diceva prima il senatore Calvi. In primo grado, se tu non fai il processo entro 2 anni, il processo è prescritto. Una volta che tu hai fatto il processo di primo grado, quel termine di fase è alle spalle, fai l'appello perché c'è una buona ragione, c'hai un termine di 3-4 anni, se è un termine ragionevole il processo in quel termine si fa e non c'è il problema della prescrizione. Noi oggi invece abbiamo un termine di prescrizione che riguarda tutte le fasi del giudizio, allora anche ai soli fini della prescrizione si porta avanti la questione sperando che possano maturare o avendo una ragionevole aspettativa che effettivamente matureranno i termini di prescrizione, questa è una grande disfunzione. Devo dire che esistono anche altri strumenti, io qua faccio, ipotizzo una possibilità. Noi abbiamo moltissimi provvedimenti che vengono adottati d'urgenza proprio perché la situazione necessita di una pronuncia dell'autorità giurisdizionale che avvenga in termini brevissimi. Una richiesta di misura cautelare è un provvedimento urgente nel penale, io ho dei termini entro i quali devo dare una risposta. Un riesame su una misura cautelare, ci sono tempi strettissimi, riguarda la libertà personale di un individuo, quindi. Ma esistono anche in ambito civilistico, in ambito amministrativo. Allora, premesso che va risolto un problema di organico e di gestibilità dei ricorsi che giungono in Cassazione, se noi facciamo un raffronto tra come per esempio tra i numeri della Cassazione francese e di quella italiana, beh, c'è da rabbrividire. I cassazionisti francesi sono 60 avvocati in tutta la Francia e il numero di ricorsi che arriva in Cassazione mi sembra che sia circa 300 l'anno. Allora, ci sono delle differenze chiaramente negli ordinamenti, ma voglio dire che dato che la Cassazione è il giudice delle leggi, cioè non sono ricorsi che entrano nel merito, indubbiamente qualche cosa che non va in Italia c'è. Bisognerebbe immaginare dei filtri, bisognerebbe immaginare forse un regime di spese diverso, senza limitare le possibilità dell'individuo, però bisognerebbe immaginare insomma degli strumenti che sconsiglino, laddove non ci siano delle ragioni giuridiche ben precise, perfettamente formulabili, ad utilizzare questo strumento. E poi forse, dico forse, però non lo vedo come uno strumento sbagliato, bisognerebbe valutare la possibilità di avere anche dei pronunciamenti urgenti da parte della Corte di Cassazione, cioè in alcuni casi per l'importanza delle questioni che sono sottoposte all'esame della Corte di Cassazione dovrebbe esistere uno strumento che, valutato poi nella sua concreta applicazione dal Presidente della Corte, dal Presidente della Sezione, permetta una decisione accelerata, molto veloce sulla questione. Ma è un po' anche un problema che riguarda anche il TAR, i ricorsi. No, ma là esistono gli strumenti, cioè i provvedimenti di urgenza a livello di merito, sia nella giurisdizione amministrativa che nella giurisdizione ordinaria, esistono. Non esiste il ricorso d'urgenza, il provvedimento urgente con riferimento alla Corte di Cassazione, ma questo ha una sua ragione storica e giuridica. Dico io che nel momento in cui venisse assecondato quel fenomeno a cui ha fatto riferimento prima il collega Corasaniti,
che la Cassazione si sta trasformando lentamente in una sorta, voglio dire, di sede per un ricorso di terzo grado di merito, e beh, allora dobbiamo porre rimedio non soltanto con le presenze dei magistrati, con un ampliamento dell'organico, ma dobbiamo anche prevedere degli strumenti che permettano di accelerare potentemente il vaglio di alcune questioni, perché da quelle questioni dipendono interessi di tale importanza per lo Stato, per enti pubblici e per, certo, i cittadini, per cui non possiamo attendere né un anno, due anni, dobbiamo avere un 103 mesi. Però le dico, a livello ordinamentale significa uno strappo rispetto al passato e significa immaginare un panorama molto diverso da quello attuale. Grazie, dottor Amore, appunto, anche perché è un discorso sicuramente importante quello dei tempi, soprattutto quando parliamo di una realtà come il porto di Imperia, legata allo sviluppo di una città, però dall'altro lato ovviamente non si può fare questo sviluppo senza come dire, rispetto dei passaggi relativi alla legalità e alla giustizia. Tra l'altro, vista la platea, se ovviamente qualcuno intende intervenire, trattandosi anche di un dibattito, di uno scambio, sono ben accetti, voglio dire, contributi da parte del pubblico, soprattutto dei tanti addetti ai lavori che sono qui presenti. Ecco, quindi se ritenete, il tempo a disposizione c'è assolutamente, quindi fate pure cenno e provvederò anche a dotarvi di microfoni. Avvocato Panero, c'è questo discorso, appunto, tempo per lo sviluppo della città, per lo sviluppo del bacino, tempo per la giustizia. Nella situazione attuale, come si potrà andare avanti nell'attesa, voglio dire, degli sviluppi, dei provvedimenti che dovranno essere presi da TAR, Cassazione e quant'altro? Con Lago Imperia fin dove si potrà arrivare? Che cosa si potrà sperare di vedere su questo nostro porto? Intanto che sia aperto, questo per carità, è sicuramente un risultato. Sicuramente un risultato, ed è probabilmente la ragione per la quale l'amministrazione ha deciso di costituire Lago Imperia, che è una società pubblica che ha trasposto eccellenti dipendenti che erano prima in Porto Imperia Spa, che oggi stanno dimostrando l'attaccamento al lavoro, la dedizione al lavoro e stanno agevolando un ruolo difficile di gestione temporanea del bacino portuale di Porto Maurizio. Ci sono indubbiamente delle spese di gestione che Lago Imperia deve sostenere e sta sostenendo, e gran parte dei flussi di cassa arrivano dai cosiddetti oneri di gestione che molti utenti di posti barca non stanno pagando. Molti, non più tardi di una settimana fa, grandi utenti di posti barca hanno sottoscritto il contratto di ormeggio e hanno iniziato a pagare sia il pregresso sia la quota per il 2015. Lago Imperia, per il tramite dei flussi di cassa che riesce a ingenerare dal pagamento degli oneri di gestione, potrà andare a mettere in ordine quello che oggi in ordine non è. Si è pensato in una pianificazione coordinata e programmata, ad esempio, di ridare una viabilità interna al porto, ma su questo probabilmente il generale Costantini è più addentro alle vicende gestionali della società. È indubbio che tutto, o gran parte dei fondi che servono per dare sicurezza, vivibilità, competitività al porto di Imperia, in una auspicabile rivendicazione di una dignità un po' perduta, perché Imperia, ahimè, è conosciuta solo per vicende giudiziarie negative, e invece il porto deve essere considerato come risorsa e non come problematica della città. Questo indubbiamente dipende anche da chi all'interno del porto deve fruire di quei servizi essenziali, ma che indubbiamente devono essere migliorati. Pertanto gli utenti del porto hanno un ruolo fondamentale, la cantieristica nautica ha un ruolo importante, pare si sia riusciti a trovare una quadra con questi operatori delle aree di cantiere che si sono consorziati, e grazie anche a loro il porto riesce ad andare avanti, e quindi la gestione, fino a quando i pronunciamenti di giustizia non saranno ben delineati, è in capo al Lago, che sta andando avanti comunque bene. Ecco, generale Costantini, a questo proposito, appunto, è chiaro che Go Imperia non può certo finirlo il porto, che fino a che cosa vi potete spingere, quali interventi state facendo o potete fare per migliorare comunque la situazione? Si parlava di viabilità nuova, ad esempio, adesso, diceva l'avvocato Panero, accennava a questo.
C'è un progetto approvato che è tuttora valido, che prevede alcune opere. Quella fondamentale è quella appunto della viabilità per poter consentire una migliore fruibilità di tutta la struttura. Adesso praticamente il porto è spezzato in due perché persiste ancora un cantiere sotto sequestro prospiciente a quella che era stata denominata la Hall del Mare. E non consente quindi di passare agevolmente da una parte all'altra del porto, passando all'interno. Con gli uffici tecnici del comune stiamo elaborando un piano per poter costruire questa strada e poter collegare Molo San Lazzaro alla viabilità esterna al porto. Contemporaneamente stiamo lavorando su una serie di progetti per poter rendere fruibile il camminamento interno sui moli anche per le autovetture. Questo, a mio parere, c'è stato probabilmente un errore di valutazione. Faccio l'esempio, non si possono mettere degli yacht da 50 metri in posizioni irraggiungibili dalle autovetture. Quindi se devono fare cambusa, paradossalmente dovrebbero andare con i carrelli della spesa da dove sono adesso i parcheggi fino all'imbarcazione. E perché questo non è stato fatto? Non lo so, non so perché. Probabilmente una valutazione diversa era stata fatta. Il problema è che il pavimento su cui si cammina viene utilizzato anche per far transitare i mezzi. E i mezzi, non essendo stato il pavimento costruito per sostenere quel peso, praticamente il pavimento non è più funzionale. E questa è una disfunzione che noi ci siamo ritrovati e che stiamo cercando di sanare. Ce ne sono tante di cose da fare, abbiamo una serie di progetti pronti, per cui anche quello per esempio dell'allaccio alle fogne o al depuratore, il Molo San Lazzaro succhia praticamente alle casse di Goimperia 600-700 euro ogni 2 giorni per svuotare le fosse settiche che non sono collegate. L'AMAT è stata incaricata di redigere un progetto che ci consentirà, appena pronto, di risparmiare questi 600-700 euro e di ammortizzare il costo dell'operazione in 4 mesi. Poi stiamo rifacendo tutte le colonnine. Da 3 anni non c'è stata manutenzione sulle colonnine, per cui Sono quelle di erogazione di dell'acqua erogazione di acqua potabile, e di mi energia corregge, elettrica, certo. per cui non si aveva certezza dei consumi. Ad alcune imbarcazioni eravamo costretti ad addebitare dei costi forfettari. È bastato comprare delle elettrovalvole del costo di 20 euro per poter addebitare al Predator in 2 giorni, quello che prima veniva addebitato in 2 mesi. Predator è una delle imbarcazioni più grandi Un 80 ospitate, metri di proprietà di questo lo un dico, imprenditore russo, diciamo, se un certo. magnate russo. Cioè. Peraltro stiamo cercando di rifare tutta l'impiantistica e la sicurezza del porto. È mia intenzione creare, entro la fine di maggio, i primi di giugno, una control room dove sarà possibile portare tutte le indicazioni che vengono dalle colonnine, che verranno anche sostituite perché alcune sono assolutamente inidonee, in grado di portare posto per posto in questa control room i consumi al momento, aprire questo sistema all'esterno agli utenti, per cui ogni proprietario di posto barca entrando con una password sul sistema possono controllare anche da casa se la barca c'è, soprattutto ancora, e cosa sta consumando, se sta consumando. È una qualcosa che è necessaria per poter ottimizzare proprio tutto il rendimento, per poter misurare, la misura per poter misurare cosa effettivamente si può dare come servizio agli utenti del porto.
Fino adesso io ho trovato delle situazioni, a volte anche che non sapevamo chi fosse attraccato, chi ci fosse attraccato. Abbiamo provveduto a sequestrare delle barche dove ancora oggi non sappiamo chi le ha messe. Sono nell'area, in un'area apposita del porto, lì in attesa. Parliamo di imbarcazioni minori, quelle imbarcazioni minori, riferibili, cioè, alla nautica sociale, probabilmente. Diciamo no? Nautica sociale, diciamo così. Sì, probabilmente, perché se è ignoto il proprietario, cosa che sembra perlomeno assurda, piuttosto strana. Ma no, perché per la legge italiana alcune imbarcazioni, le imbarcazioni al di sotto di una certa metratura non è prevista la... Sì, l'immatricolazione. L'immatricolazione, per cui... Però quello che occupa un ormeggio bisognerebbe che, insomma, si sapesse chi c'è negli ormeggi, no? La mia sorpresa è stata questa, non riuscire a sapere all'inizio chi fosse lì presente. Lo immagino bene. Sindaco, allora, da questo punto di vista capiamo che non è solo una gestione, come dire, per tenere le porte aperte del porto, si sta cercando, nei limiti del possibile, di fare anche un qualcosa di concreto. Ma domanda anche qui un pochino provocatoria, non le sembra che sia mancato in passato, forse adesso, come dire, anche un po' di dialogo fra tutti i soggetti coinvolti nella questione porto, soprattutto fra il comune, la Porto Spa, i componenti della Porto Spa, i soci, ci voleva qualche cosa di più secondo lei, si poteva fare, si potrà ancora fare, oppure è giusto così, ci sono situazioni giuridiche e quindi bisogna seguire delle linee, come dire, di divisione marcata? Ma il dialogo, il Comune di Imperia in qualità di socio l'ha sempre avuto, andando all'Assemblea dei Soci, anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci, quindi non è mai, credo, mancato il dialogo. Poi il Comune ha apertamente appoggiato, cioè, condiviso la strada del concordato preventivo, anche tramite interventi in Consiglio Comunale, quindi non mi pare che il Comune si sia sottratto al suo compito. Poi, se a causa, mio parere personale, del sistema bancario che non ha consentito di chiudere il concordato, la società è fallita, non credo che possa essere addebitato al comune o a chi ha gestito, l'amministratore Argirò, che gestiva questa pratica. È successo questo, abbiamo preso atto di quello e siamo andati avanti, quindi non credo che sia mai mancata la volontà di interloquire. Purtroppo non c'è stata la possibilità di arrivare a una soluzione. Questo è un problema, non è un problema tanto della società, ma è un problema della città di Imperia, perché si è creato un danno alla città di Imperia. Il porto, poi, a prescindere poi dalle sentenze di vari tribunali, comunque voglio dire, sotto gli occhi di tutti che il porto è stato mal costruito, non è che c'è bisogno di essere laureati in chissà quali materie, basta andarsi a fare un giro. Voglio dire, mi sembra che quello che ha detto Costantini, che passano le giornate a riparare danni che non è che abbiamo fatto noi comune o la Porto di Imperia, sono danni che derivano da, ritengo, una costruzione mal fatta. Questo è sotto gli occhi di tutti, non è che non scopriamo l'acqua calda. Il generale Costantini mi sembra che si potesse addirittura ipotizzare ancora prima che costruzione, anche carenze progettuali, da quello che ci ha riferito poc'anzi. Vabbè, però adesso voglio dire, di processi su questo porto ce ne sono già abbastanza. Se andiamo ancora a vedere le carenze, cioè magari poi sarà una fase nella quale seguivo il ragionamento generale. Secondo me non è penso che sia anche poco utile e costruttivo, voglio dire, affrontarlo da questo punto di vista. Ma io adesso è un dato di fatto. Io mi stavo riferendo più che altro magari alla qualità dei materiali usati o proprio alla tecnica manufatturiera di come sono stati fatti i lavori, non mi stavo riferendo al progetto, sì, anche perché non vorrei offendere qualche progettista. No, ma per carità, non si tratta di offendere nessuno, si tratta di ragionare, siamo anche disposti, voglio dire, anche in futuro a accogliere pareri contrari da parte dei progettisti, da parte di chiunque si voglia fare avanti, anzi ribadisco che se in questa platea, visto che adesso ci stiamo avviando verso la conclusione, qualcuno volesse intervenire, Ito Ruscigni, possiamo adesso abbiamo un microfono, un gelato come si suol dire, no ma in modo che almeno riusciamo a sentire tutti l'intervento, se no Ito, se vuoi venire qui nel ecco arriva il nostro bravissimo Michele, insostituibile.
Ah, è lo stesso, posso parlare anche di... Io aggiungo solo una notizia storica, in gran parte inedita, però si riallaccia a quello che diceva... Come è nata l'idea del porto di Imperia? Molto semplice, che cosa che non sa quasi nessuno, solo quelli che poi l'hanno fatto. Era mio ospite ai Martedì Letterari l'architetto portoghese, che l'avevo chiamato per rilanciare sia la casa da gioco sia gli altri, che non era stato fatto, volevano fare uno stile Liberty. E allora mi telefona Scaiola, io con Claudio siamo sempre stati amici, anche se a 10 anni meno di me, anche perché quando prima ero presidente dell'ospedale d'Imperia lui era costarei nero e poi siamo stati insieme nell'ASL. Allora mi dice: senti, hai ospite portoghesi? Ho detto sì, bene, puoi ospitarci? Io, allora Claudio era, se non sbaglio, segretario di Forza Italia, a livello, non era ministro, era segretario di Forza Italia. E allora viene lui, viene Carlo Conti, viene che è Isnardi, no, quello... Chi sono Isnardi o perché mi confondo sempre, poi Isnardi e l'altro, quello che sono... Carli forse. Eh? Isnardi e Carli erano sì, quelli dei soci. Tipo, sì, esatto. Insomma, viene tutto il consiglio d'amministrazione, io parlo il prefetto del casinò e facciamo una riunione e viene annunciato l'intenzione dell'amministrazione d'Imperia di fare... questo porto. All'indomani, e volevano la consulenza di portoghesi, all'indomani, dopo questa cena, che c'era anche il presidente, il prefetto del casinò, allora portoghesi, lo accompagno io, e ci troviamo sul porto. Ci troviamo prima a Porto Maurizio, visitiamo tutte le aree su... fare di Isnardi, e dice portoghese: che strana, la salvezza di questa città è affidata al suo arretramento. Com'è possibile che una città moderna possa avere tutta questa disponibilità, tutto questo spazio? È quasi demenziale nei rapporti. E allora comincia a dare, passeggiamo, e comincia a dare delle direttive. Voi dovete pensare che i portoghesi aveva fatto il porto di Honfleur in Normandia, e era un capolavoro. Io sono stato, non per quel caso sono andato a visitare la Normandia, ero rimasto sorpreso, e quando mi ha detto sì, quello l'ho fatto io, sono rimasto così. Allora... portoghesi, rimaniamo d'accordo, che avrebbe fatto avere all'amministrazione delle prospettive, dei disegni, che tra l'altro, con una bellezza incredibile, quello che avevo visto fatto a Honfleur, c'era una salvaguardia del paesaggio. Gli ormeggi arrivavano fra piante, fiori, delle cose, che per noi della Riviera doveva essere... capolavoro. Insomma, poi, era un progetto diverso quello di cui avete parlato, perché, no, perché abbiamo poco tempo. La mia purtroppo è una documentazione storica, certo. Ecco, però passano tanto tempo e so soltanto una cosa che il portoghese mi investe e mi dice: ma come? Mi hai portato lì? Ho fatto tanti suggerimenti, eccetera, e non sono io quello che ho fatto il porto, l'hanno dato un altro. Se voi avete detto qualcosa, volete qualche altro architetto
che aveva fatto progetti, che ha fatto Ampreur, beh, io sono molto amico di portoghesi, do la mia disponibilità come l'aveva data a quei tempi. Grazie, grazie Vito Ruscigni, anche se il problema ora non è rifare il progetto, rifare il porto, perché dobbiamo vedere come riusciremo ad andare avanti con quello che c'è, non oso pensare proprio di rifarne un altro. Direi che se non ci sono altri interventi da parte della sala dovremmo avviarci alla conclusione. Prego signore, diamo il microfono. Io volevo parlare, io sono stata Prego. Uno di quei cretini che, essendo nata a Oneglia, ha investito in questo porto pur non avendo nessuna barca. Ho insegnato tutta la vita, quindi sono modestissima, ho solo investito l'eredità dei miei genitori in questo porto e male ho fatto. Allora, Portoghesi avrebbe fatto un porto bellissimo, questo non è male. Io vorrei sapere se è possibile mandare avanti questo progetto, cioè aiutarlo a uscire, e vorrei anche sapere, prima o dopo, arriverà che qualcuno pagherà per tutto questo disastro? Perché Caltagirone ha fatto quello che ha fatto, però l'hanno fermato, e poi come mai il tribunale di Torino non l'ha condannato? Cioè non è chiarissima la cosa, non è molto limpida. Quindi io prego il sindaco, tutti, ma a nome di tutti quelli che abbiamo investito, cioè gli unici che ci hanno rimesso siamo stati noi, che abbiamo investito e abbiamo creduto di aiutare una... Io non abito neanche a Oneglia, ho solo investito a Oneglia. E come me ci sono torinesi, milanesi da tutte le parti. Cioè, tenete presente che noi per adesso siamo stati abbastanza silenti, però vogliamo difendere i nostri soldi. Non è che prima o dopo, non so, come oggi Meredith, avete visto come è andata a finire, adesso si incomincia a dire, ma qualcuno dovrà pagare, ci saranno poi le richieste danni. Cioè, se l'amministrazione, la regione, io non lo so, perché sono, ve l'ho detto, sono un insegnante, no, non so niente, fate qualcosa. È chiarissimo il suo messaggio, signora, adesso sentiamo il sindaco a questo proposito. Mi permetto solo di dire che il processo di Torino ha un aspetto penale, giuridico, c'è adesso un ricorso in appello, quindi su quel tema lì lasciamo che la giustizia... Sì. Così adesso non sarebbe in queste condizioni. Bisogna vedere se si sarebbe finito senza il processo, seppure mancavano i soldi e la volontà di finirlo. Questo forse la storia poi ce lo dirà, non sta a noi. Sindaco. Dunque, allora, noi abbiamo ben presente il problema di chi ha acquistato i posti barca e di quello se ne terrà conto. Comunque io credo che in questo momento sia prematuro parlare di ciò, perché io ritorno al discorso precedente e bisogna aspettare di capire, di vedere l'esito di tutti dell'iter giudiziario, di tutte le vicende pendenti in vari tribunali, dopodiché si deciderà come andare avanti. Ma anche se si andasse avanti in una prospettiva diversa dalla Porto d'Imperia, comunque noi abbiamo intenzione di in qualche modo tutelare chi ha investito, io l'ho anche dichiarato pubblicamente, chi ha investito i propri denari nel porto. Abbiamo già perso tantissimo, signor sindaco. Signora, sono 4 anni che paghiamo le spese portuali e non troviamo, no, è difficile trovare qualcuno che vada in quel porto, è difficilissimo, per adesso noi ci abbiamo già perso, poi tutelateci finché volete, però... Beh, credo che non sia debitabile a questa amministrazione il fatto che sia successa questa cosa. Noi più sinceramente, onestamente, più di così non so che cosa avremmo potuto fare. E i colpevoli li devono dire i tribunali chi sono, non possiamo dirlo noi. Credo di sì, penso di sì. Questo ovviamente, come dicevamo prima, il cammino della giustizia ha i suoi tempi, i suoi percorsi, è purtroppo... Capiamo bene le ragioni ovviamente di chi ha investito, ci mancherebbe altro, perché avete fatto in totale buona fede, ovviamente non siete certo voi i responsabili, ma semmai le vittime, voglio dire. Non è che l'ho fatto in totale buona fede, quando io ho investito c'era il comune di Imperia, certo, socio, comunque era un grande imprenditore.
appunto. Più tutelata di così. E no, ma infatti per la buona fede è proprio. Eh beh, ma certo, questo significa la buona fede, signora. Ma questo significa la buona fede, vuol dire non aver voluto certo né speculare né tentare una truffa, ci mancherebbe altro, è chiaro, questo è ovvio. Questo è ovvio. Più di così, una botte di ferro. C'era anche il comune di Imperia come socio. Certo, ma il comune di Imperia è tuttora socio della Porto di Imperia Spa. Questo è un aspetto diverso, signora, certo. È quello che stiamo facendo, signora. Dobbiamo, ecco, molto molto veloci, perché purtroppo c'è un altro appuntamento successivo a questo, e quindi dobbiamo davvero chiudere. È aperto? Sì, prego, l'ascoltiamo. Io avevo intenzione anche, signora, di comprare un posto barca. L'anno prima era andato a San Lorenzo e costava 35.000 euro. L'anno dopo, con il dottor Agus, mi ha chiesto 90.000 euro, quindi c'è una bella differenza, no? Quindi, poi volevo dire questo: il porto serve per le navi che entrano, per le barche, per quanto riguarda il turismo serve la piccola nautica, non serve la grossa nautica. Questo porto è stato progettato prima di tutto con la bocca rivolta sbagliata, doveva essere lungo la costa, come sono tutti gli altri porti in Francia. E poi c'è un problema anche che su 1.000 barche che ci sono di diportisti sono utilizzate solo dai pescatori per andare in mare e poco e qualche velista. Per il resto sono tutte seconde case, quindi anche lì bisognerebbe valutare quando pagare il canone. L'impatto della presenza di imbarcazioni anche grosse è positivo per la presenza degli equipaggi, comunque c'è un giro economico. Non in casa in continuazione, perché deve essere pulita la bocca del porto, perché la sabbia che viene da Levante si accumula all'entrata del bacino, eccetera, eccetera. E qui entriamo però di nuovo in aspetti tecnici che sarebbe difficile affrontare anche in questo momento, e oltretutto ci vorrebbero appunto dei tecnici per parlarne, e rischieremo anche di andare a toccare temi che non siamo in grado, mi permetto di dire, di noi che siamo seduti qui, di in qualche modo dirimere. Se non ci sono altri interventi mi fermerei qui, ringraziando i nostri ospiti, più che altro perché si potrebbe andare avanti a parlarne ancora per ora del porto di Imperia, a dibatterne, anzi forse sarà il caso di tornare anche a farlo. Potremmo organizzare un altro evento di questo tipo, coinvolgendo, visto che qualcuno ha definito che questo evento è stato inutile, potremmo farne un altro inutilmente uguale, coinvolgendo la città. Ma io credo che sia sempre utile parlare delle cose, approfondire, dibattere. Potrà essere utile aver dato il là in questo modo, e magari fare un qualcosa di ancora più utile con un coinvolgimento ancora più diretto di tanti soggetti che appunto vivono, operano nel porto e in tutto quello che ci sta intorno. Credo che sia inutile tacere nelle cose, non affrontare, non guardare i problemi. Quello è come nascondere la polvere sotto il tappeto in casa e far credere di aver casa pulita. Penso che invece sia sempre meglio affrontarle le cose come si è fatto oggi. E per questo ringrazio il sindaco di Imperia Carlo Capacci, Vincenzo Costantini, prego, amministratore unico di Goimperi SRL, Enrico Panero, legale della Goimperi SRL, anche Stefano Amore, magistrato, direttore della rivista giuridica Nuova Itina, per i contributi che ci hanno portato. E naturalmente come Imperia TV siamo sempre stati e saremo sempre a disposizione del dibattito, qualora lo si voglia riproporre, lo si voglia ampliare, migliorare ulteriormente. Intanto mi permetto di dire grazie al generale Costantini e alla Goimperia, che hanno avuto questa idea e hanno perlomeno cominciato anche un po' a avere il coraggio così di affrontare i temi, di parlarne, di guardarsi in faccia. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che sono stati insieme a noi. Buona serata.